Ed è arrivato il momento, ragazzi, è arrivato il momento in cui dobbiamo parlare un po' di Fantacalcio, video che sicuramente uscirà sul secondo canale, dove quindi parleremo non solo delle italiane in Europa, dell'Italia e tutto, ma parleremo anche di Fantacalcio. E questo primo video, diciamo, in questo primo video andiamo un po' a parlare dell'asta. Asta che ho fatto questo weekend, siamo riusciti comunque a finalizzarla, se vogliamo dire così, prima dell'inizio della terza giornata, quindi per la terza giornata sono riuscito a mettere la formazione, quindi poi ne parleremo quando sarà finita la giornata. Però adesso è importante andare a vedere quella che è la mia rosa, quella che è la rosa che ho costruito per la prossima stagione. Innanzitutto, per quanto riguarda, diciamo, il mercato che ho fatto, il solito mercato con pochi giocatori delle squadre big, più che altro diciamo i top player delle piccole, comunque quelli che secondo me possono essere i migliori delle squadre di medio-bassa classifica, come sempre ho fatto ogni anno. Delle sette sorelle, se le chiamo così, ho tre giocatori su 24 delle sette sorelle, quindi per farvi capire comunque come io punti poco su questi tipi di giocatori. Fino a questo momento comunque mi ha premiato perché sono sempre arrivato al top negli ultimi anni. Vedremo se anche quest'anno ci arriverò. L'obiettivo rimane sempre quello di arrivare tra le prime tre. Siamo comunque in 10, l'obiettivo è sempre quello, e siamo partiti quest'anno, a differenza dello scorso che mi sembra eravamo partiti con 600 oppure 500, quest'anno con 650 crediti. Ma a parte questo già vi dico che sono rimasto in saldo positivo, perché alla fine mi sono rimasti 23 crediti che forse utilizzeremo poi per l'asta di riparazione. Detto questo però andiamo un po' a vedere i giocatori che ho preso e quelli su cui quindi ho puntato. Diciamo che magari, ripeto, all'apparenza potrebbe essere una squadra scarsa perché non ci sono magari nomi incredibili o di giocatori di squadre big, però secondo me è una squadra che può far bene e che spero possa rientrare, ripeto, tra le prime tre, che poi è quello che è il mio obiettivo. Detto questo, prendo dai portieri tre portieri titolari, è altra piccola parentesi se vogliamo. Sono contento anche di aver costruito una squadra praticamente di 24 titolari, cioè praticamente sono tutti titolari in queste squadre, anche perché ne ho presi di tutte le squadre praticamente di medio-bassa classifica, e nelle loro squadre tutti i giocatori che ho preso, portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti, sono quasi sempre titolari. Quindi a parte qualcuno forse in attacco, almeno in questo periodo, per il resto tutti gli altri sono titolari, anche questa giornata qui avevo tipo 8 difensori che, visto che fortunatamente nessuno si è infortunato, giocavano tutti al 100%, quindi tantissime scelte, quindi sicuramente più difficile, ma anche più bello perché è anche più divertente dover scegliere, e mi permette anche di avere un po' un'influenza, perché se io metto 11 giocatori che giocano sempre quelli, poi lì molto dipende anche dalla fortuna, mentre se ho le scelte dipende anche da quello che scelgo, quindi c'è anche più brio, se vogliamo, imprevedibilità. Detto questo, però, partiamo dai portieri. In porta ho preso questi portieri. Partiamo dal terzo, almeno nelle mie gerarchie, che è Vicario, portiere dell'Empoli, che ho pagato 9 crediti, cifra forse leggermente alta, magari lo volevo pagare un po' di meno, ma va bene così. Ci ho puntato come ogni anno, diciamo che prendo un portiere come terzo, sempre titolare, perché non uso quella tattica di prendere il primo del Milan, il secondo e il terzo, no. Io preferisco prendere tre titolari di squadre diverse. In questo senso il terzo io l'ho sempre preso di una squadra neopromossa. Quest'anno ho preso Vicario, che a me piace molto, è un portiere che ha fatto molto bene in B, ha delle ottime qualità, per me può fare molto bene anche all'Empoli. Sicuramente prenderà tanti gol, però essendo che è un buon portiere, anche se prende 2-3 gol, però il suo 6,5 magari lo prende, quindi è comunque un terzo, quindi dovessero farsi male i primi due, non lo metto, però comunque è un terzo, prendiamolo come tale. Gli altri due chi sono? Se la giocano più o meno alla pari, con Cragno leggermente dietro. Cragno che ho pagato 21, portiere del Cagliari, tornato anche dall'infortunio, ottimo portiere. Vedremo un po' cosa riuscirà a fare a Cagliari, secondo me ci può stare. E ho preso come primo Silvestri, ho voluto puntare su di lui, quindi sono andato, diciamo, dall'Udinese, che comunque ha una buona difesa, una buona fase difensiva, con Gotti sicuramente può far bene. Pagato tantissimo in realtà, 37, che forse è un pochino tanto, però onestamente di altri portieri tipo Variandanovic, Rui Patricio, lo stesso Magnan, forse quello che mi convinceva di più, Szczęsny no. I portieri del Napoli non mi convincevano, cioè non c'era nessun Musso. Sì, ma l'Atalanta prende tanti gol. Alla fine di portieri delle big,
non c'era nessuno che mi convinceva, quindi ho deciso di andare a puntare su un portiere comunque di una squadra di medio livello come l'Udinese, ma che alla fine fa sempre bene, cioè Silvestri. E secondo me è un reparto portieri che ci può stare, che ci può assolutamente stare. Magari non faranno sempre porta inviolata, va bene, però comunque i loro voti alti li prendono perché sono comunque degli ottimi portieri. Per quanto riguarda i difensori, partiamo da quelli che ho speso, diciamo da quelli che ho preso a meno. Ho preso a uno Rezza che l'anno scorso ha fatto molto bene a Crotone, quest'anno allo Spezia. Per me con il tempo può entrare nelle gerarchie e fargli il titolare e è veramente un giocatore per me fenomenale, quindi a uno veramente ottimo rinforzo e ripeto, alla lunga può fare molto bene allo Spezia. A uno ho preso anche Bremer, altro colpo secondo me importante perché è un difensore che comunque ha anche il vizio del gol diverse volte. Sicuramente il Torino in fase difensiva magari un po' balla, però stiamo parlando di un difensore che ripeto ha anche il vizio del gol e secondo me comunque con Juric può trovarsi bene, è titolare, quindi uno a uno ci sta assolutamente. Ho preso a 4 Bonifazi del Bologna, altro difensore che mi piace tanto, è anche lui un centrale più che un quinto, ma anche lui comunque con i colpi di testa è bravo, quindi può anche diciamo fare qualche gol qua e là. Alla fine, discorso simile per Bremer, certo il Bologna non fa una grande fase difensiva, però nelle gerarchie parte un pochino più dietro. È anche questa una scommessa, però onestamente ci volevo puntare e alla fine l'ho preso. Poi sono andato a prendere dall'Udinese a 12 crediti Nuitink dell'Udinese, ottimo difensore centrale. Che alla fine i suoi voti alti anche l'anno scorso li prendeva sempre. Mi ricordo c'è un periodo in cui prendeva sempre voti alti. Alla fine il suo lo fa, ha esperienza. Ripeto, l'Udinese, secondo me, quest'anno non ripeto. Comunque, secondo me, l'Udinese quest'anno farà un'ottima stagione e credo che Nuitink possa essere fondamentale in quella che è la fase difensiva. Quindi, per questo ci ho voluto puntare. Diciamo che non parte come titolare nelle gerarchie, però, secondo me, può far bene. Chi parte titolare nelle gerarchie è Biraghi. Biraghi che è stato a prenderlo a 15 crediti, tutto sommato anche onesti, alla fine non sono tanti, forse l'unica cosa è che non gioca come quinto, ma piuttosto da terzino, ma è un giocatore che batte i calci piazzati, quindi essendo che la Fiorentina è anche una squadra fisica, ha diversi giocatori comunque proprio con prestanza fisica sui calci piazzati può essere importante, quindi qualche assist lo può fare, alla fine diversi cross li mette. E pur essendo un terzino in una difesa a 4, è un giocatore che comunque i bonus te li porta. È il capitano, quindi onestamente io ci volevo puntare molto su Biraghi e secondo me può fare bene quest'anno. Quindi l'ho preso e penso che comunque lo schiererò titolare, ma poi ripeto dipende anche dalle partite. A 15 ho preso in realtà anche Isai della Lazio, forse cifra magari un pochino altina, però è un terzino comunque anche qui di una difesa a 4, ma che con Sarri ha sempre fatto bene. E secondo me, comunque, magari se gioca titolare come sembra che sia, perché comunque di altre alternative ci sarebbe da adattare Marusic, ma non ci sono altre alternative. Secondo me, comunque, può far bene. È un terzino che con Sarri ha sempre fatto il suo. E per me, ripeto, la Lazio. Sì, magari si può sottovalutare, però a lunga può fare il suo, quindi questo è un po', non è ovviamente un fenomeno, anche qui magari ho speso un pochino tanto per quello che è il profilo, però secondo me partendo come diciamo seconda linea nella mia idea ci sta. A poco di più, ma secondo me può fare molto molto bene, ho preso Karsdorp della Roma a 17 crediti, secondo me sono pochi in realtà per Karsdorp perché è un ottimo quinto, sempre titolare sulla fascia destra. Anche perché Roma gioca la conference, quindi al massimo fa riposare lui in conference per farlo giocare in campionato, quindi comunque è sempre titolare. Forse ecco, negli ultimi anni ha subito diversi infortuni pesanti, però l'anno scorso ha giocato con continuità, si sta riprendendo, ha sempre fatto bene. Anche lui porta bonus, soprattutto a livello di assist, quindi secondo me può far bene. E poi il colpo, secondo me, è migliore è quello di Molina, che è anche quello che ho pagato di più perché l'ho pagato 40 Fanta crediti, Fanta milioni che sono tantissimi, comunque 40, però Molina secondo me quest'anno può far bene, già ha fatto diversi bonus, gol e assist, ma è un giocatore che questo secondo me per lui sarà l'anno della consacrazione, farà veramente cose straordinarie, poi un po' come De Paul, alla fine poi andrà in Liga o in Premier quest'anno. Molina sta veramente facendo benissimo, già l'anno scorso comunque è sempre più in crescita, per me quest'anno farà
l'anno dell'Exploit e farà veramente bene. Quindi su lui ho voluto puntare assolutamente. E quindi a questo punto, continuando avanti con i centrocampisti, comunque sono arrivato ai centrocampisti con 479 crediti. Quindi comunque speso forse un pochino tanto, però va bene così. Ho preso tanti centrocampisti a uno in realtà, ho preso Sottil a uno, colpo secondo me che potrebbe veramente riservarmi grandi soddisfazioni perché comunque Sottil non è un centrocampista, è un'ala offensiva, è un giocatore che salta l'uomo, che sa dribblare, che quando in giornata fa veramente il devasto e per me comunque può assolutamente essere importante, soprattutto per il fatto che l'ho pagato uno. Veramente colpaccio. Può essere integrante il colpo Burabia, una scommessa. Alla fine Burabia che ha sempre fatto il suo a Sassuolo, batte anche calci piazzati, adesso allo Spezia sicuramente giocherà titolare e per me può fare assolutamente bene, quindi ci ho voluto puntare su di lui, così come su Perez del Venezia, comunque un giocatore che adesso in realtà non è tanto negli schemi, però comunque a lunga può uscire fuori, capitano anche della nazionale israeliana e per me comunque un giocatore molto molto intrigante, che ha qualità e che può fare bene. Anche qui siamo comunque nell'alveo delle scommesse, pagato uno, quindi parte un pochino dietro, ma per me può comunque far bene. A 8 ho preso Svanberg del Bologna, Svanberg che comunque l'anno scorso è stato fondamentale per il Bologna di Mihajlovic, quest'anno riconfermato sia lui che Mihajlovic, secondo me comunque può fare bene e i bonus che ha fatto l'anno scorso li può portare tranquillamente quest'anno, a 8 secondo me ci può stare. Ho preso anche Barak dell'Hellas a 11, forse qui potevo andare su qualche altro profilo perché comunque Barak alla fine quest'anno non so se farà bene perché il Verona quest'anno lo vedo malino. Però, a parte questo, alla fine è un giocatore con grandissima qualità, anche l'anno scorso ha fatto una stagione incredibile, gli ultimi 6 mesi non tanto, però ha fatto veramente bene, soprattutto i primi 6 mesi, un giocatore comunque che anche lui porta bonus e assist, porta bonus comunque con gol e assist, e secondo me quest'anno può fare lo stesso bene, perché ripeto, ha grandi qualità, vedremo un po', forse ho un po' rischiato perché, ripeto, il Verona quest'anno secondo me non farà benissimo, però su Barak comunque ci ho voluto puntare. Detto questo, ho preso anche i Bairami a 16, scommessa comunque secondo me importante, già comunque mi ha segnato nella prima partita contro il Venezia su calcio di rigore, quindi batte anche calcio di rigore, quindi rigorista, quindi per questo assolutamente colpo ulteriormente positivo. E in realtà adesso che ci penso non ho preso tanti rigoristi, se devo... No, in realtà ho preso anche un altro rigorista. Però magari potevo puntare più su qualche altro rigorista. Però vabbè, a parte questo, Bairami rigorista, giocatore fondamentale dell'Empoli, può fare benissimo. Secondo me, comunque, alla fine l'unico che si salva anche in una prestazione negativa, quella di ieri dell'Empoli, tutti bocciati, l'unico che si salva è Bairami. E nonostante abbia pagato tanto, è un giocatore che può far benissimo e per me veramente ottimo colpo, seppur forse pagato tantino. Ho preso a 40 Pereira dell'Udinese, ho voluto, ripeto, puntare su tanti giocatori dell'Udinese, sui top dell'Udinese perché per me l'Udinese farà molto bene quest'anno. Forse 40 è tanto, però Pereira con l'assenza di De Paul sarà il centro, il perno della fase offensiva dell'Udinese e anche l'anno scorso ce l'avevo, ha fatto comunque diversi gol, diversi assist, per me quest'anno sarà nella consacrazione a Udine e quindi ci ho voluto puntare e ho ripreso dopo 2 anni. Luis Alberto, pagato 91, pagato tantissimo, però era un colpo doveroso, mi serviva comunque un giocatore di alto livello, di prima fascia. Ho preso in realtà praticamente 7 difensori di medio-basso livello e uno delle 7 sorelle. Ho preso un centrocampista delle 7 sorelle e un attaccante delle 7 sorelle. Diciamo che è stato un po' questo. Quindi un giocatore per ruolo, esclusi i portieri, delle big, tutti gli altri di squadre di medio-bassa classifica. Ho fatto un po' così. Detto questo, con Luis Alberto, colpo di secondo me per quella che è la mia rosa di alto livello, sta già facendo bene con Sarri e non può fare altro che confermarsi. Per me, la Lazio di Sarri quest'anno può andare tranquillamente in Champions, può fare bene e onestamente, con il gioco che esprime Sarri, Luis Alberto può solo che far bene. Quindi, per me, assolutamente anche qui colpo importantissimo. Per quanto riguarda gli attaccanti, sono arrivato con 310 crediti, quindi forse potevo risparmiare su qualche giocatore, ma per me comunque alla fine i colpi che ho fatto sono stati positivi. In attacco
Ne ho fatti diversi a uno, ne ho fatti diversi a uno perché mi sono tenuti un po' per l'ultimo. Ho preso Bonazzoli da Salernitana 1, onestamente Bonazzoli già dalle prime uscite che ho visto, anche quella con la Regina in Coppa Italia, scusate, mi era piaciuto un attaccante comunque che secondo me può fare bene in coppia con Simi come seconda punta, ma anche a livello di gol, non dico doppia cifra, però il suo secondo me lo può dare e per me comunque a uno è un buon colpo, alla fine parte come seconda linea, quindi onestamente ci punto, così come punto su Brecalo, anche lui pagato 1, ma Brecalo può fare benissimo. A me piace tantissimo già ai tempi del Wolfsburg, è un giocatore comunque di... no, del Werder Bremen o del Wolfsburg? No, mi sembra del... no, del Wolfsburg, Brecalo al Wolfsburg giocava, no? Era la Scizia quello che giocava al Werder Bremen, se non mi ricordo male, Brecalo giocava al Wolfsburg. Sì, ha giocato al Ford. Mi ero un attimo confuso con Rashica, che è un altro giocatore che mi piace tantissimo, che adesso è al Norwich. Però comunque, a parte questo, Brecalo, già ai tempi del Ford mi piaceva tantissimo. Giocatore di grandissimo livello, lì sulla tre quarti con il gioco di Juric può fare solamente che bene, pagato uno, ragazzi, è veramente un regalo incredibile quello che mi è stato fatto. Così come gli regalo Henry, su cui il Venezia ha puntato tantissimo, nessuno ovviamente lo conosce. Prima partita stagionale l'ho messo in panchina, però ha fatto già gol e un mezzo assist per Okereke, quindi anche lui pagato uno. Sono contento perché comunque alla fine Henry scommessa grandissima, però già comunque la prima partita ha segnato e secondo me può fare veramente bene. Quindi nonostante siano colpi che uno dice ma chi sono sti qua, chi è Brecalo, chi è Bonazzoli, chi è Henry, per me possono far benissimo, ragazzi, possono far benissimo e vedremo poi se effettivamente sarà così. Pagato forse un tantino troppo cutrone, a 12 l'ho preso, l'ho pagato un pochino tanto forse, però onestamente ci volevo puntare da tempo, cutrone è un giocatore che a me piace e magari non farà benissimo, però onestamente titolare all'Empoli per me può fare bene, quindi ci ho voluto puntare, però non starei tantissimo, però va bene così. Ho voluto puntare anche su Nico Gonzalez, che non è un bomber. Però pagato 53 è pagato forse tantino, però comunque stiamo parlando di un giocatore anche qui di qualità, di estro, magari non garantisce tantissimissimi gol, forse ho fatto una squadra come... fatto forse una squadra adesso che ci penso con più... che mi garantisce più assist che gol, perché anche davanti di prime punte di bomber ho preso adesso quello di cui vi parlo, Cutrone e basta. Poi c'ho Brecalo che comunque è più un trequartista, Pereira, Luis Alberto, Bairami che sono giocatori che fanno più assist piuttosto che gol. Però a parte questo, comunque, a parte questa piccola riflessione, tornando a Nico Gonzalez, grandissima qualità, giocatore che può far benissimo. In una Fiorentina che per me quest'anno arriva in Europa, Nico Gonzalez sarà un elemento fondamentale e per me può fare veramente bene, così come Abraham già che l'ha dimostrato, ho pagato 218, anche qui mi serviva un giocatore di alto livello perché non potevo comunque non avere un giocatore comunque importante, avrei voluto i vari Correa e Immobile, però alla fine ho puntato su Abraham, ho fatto all-in su di lui e per me può fare benissimo, alla fine già lo sta dimostrando, in zona gol, lavora per la squadra, giocatore importante e su cui ho voluto puntare. Questa quindi è un po' la rosa, vi vado un po' a ripetere tutti i vari giocatori e poi chiudiamo quel video. Portieri, Cragno, Vicario e Silvestri, difensori Bonifazzi, Biraghi, Isai, Karsdorp, Rezza, Nuitink, Molina e Bremer, centrocampisti Svanberg, Bairami, Sottil, Luis Alberto, Burabia, Pereira, Barak e Perez, attaccanti Cutrone, Nico Gonzalez, Abraham, Brecalo, Bonazzoli e Ederri. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!